Da un lato i lavoratori in presidio per tutelare il proprio futuro che riguarda il destino di 120 famiglie, dall'altro il comitato e i residenti che vogliono la chiusura dell'impianto. A separarli il Tribunale di Salerno che ha visto un doppio sit-in in concomitanza con l'udienza di riesame che deciderà sulla chiusura delle fonderie Pisano. Si parla della stessa vicenda, ma le posizioni in campo non potrebbero essere più distanti. Da una parte la necessità di tutelare la salute, dall'altra quella del diritto al lavoro. Ci aspettiamo che oggi il riesame rimetta il sequestro legittimo che aveva fatto la Procura nel giugno 2016, anche perché la Corte Costituzionale qualche settimana fa per il decreto Salva Ilva ha reso incostituzionale il decreto che ha mantenuto l'Ilva aperta e soprattutto ha specificato che il diritto costituzionale alla salute viene prima di ogni diritto. Per noi è una giornata fondamentale, perché superare oggi, secondo noi operai, vuol dire avere un futuro, vuol dire avere una fonderia nuova, vuol dire delocalizzare, vuol dire togliere questo problema che, tra virgolette, alcuni dicono che diamo. Facendo questo si può fare tutto. E poi una cosa che ci tenevo a dire, facendo un'azienda nuova noi riqualificheremo anche quella zona. Quell'azienda, ahimè, per colpa non della proprietà ma per colpa di cattiva amministrazione, è stata inglobata dalle residenze urbane, quindi lì non possiamo stare più. Quindi noi dobbiamo andare via di lì nel più breve tempo possibile, facendo un'azienda nuova all'avanguardia, ma nello stesso tempo dobbiamo riqualificare quella zona, perché prima di essere operai siamo cittadini di Salerno.